Pollini, Pandelle e quant'altro, comunque abbiamo fatto qualche leggera modifica. Grazie. Fidatevi di quello. Claudio c'è come sempre, grande Claudio. Ecco qua che agguaglio sulla vedo. Benissimo, una giornata buggiosa con il cielo blu, grigio, qualche previsione da qualche cosa di pioggia nella fascia pomeridiana del 15 del 18, quindi diciamo cielo grigio, forse qualche cosa di pioggia a condizioni dei preordinari. Comunque nel caso di eventuali cortese sull'audio, venite da questa camicia rossa ben visibile, sono anzi suoi, ecco, sappiate, quindi tutto quello che non va è colpa sua. DJ Ioi, che è con noi quest'oggi, solitamente siamo alle 5 del mattino, ma voi che lo mettiamo un attimo a 4 roba in testa, per un sacco. Che strano, dai, stile. Così. Adesso facciamo le chiavi, nel senso che sono le 4:55 del mattino, al momento siamo vivi, 30 secondi al via. Dai Osmo, svegliati! Allora, sempre sul primo vertical, va male, temperatura ottima, ho detto non va male, buono. Mille volte meglio che lamentone Nizza, sono positivo, avanti dai. Un'ora e 41, 7 km 58. A 2 ore di gara, primo ristoro passato, ora c'è mega discesone, terreno mi piace, sono tranquillo, temperatura ottima,
su al motorone c'erano nuvole basse, si vedeva veramente poco, ma adesso la visibilità è ottima, quindi non ci sono scuse, qui si può andare per quel che sono in grado di fare. Molto bene, positivo. A dopo. Passato il secondo ristoro, 3 ore, 18 km, temperatura ottima, per il momento il tempo regge, è prevista acqua oggi pomeriggio verso le 3, come dice qualcheduno, basta tagliare il traguardo prima delle 3 e non ci si bagna, tutti gli altri si prendono l'acqua e io sarò uno di tutti gli altri. Mi sento bene, non sto ancora guardando come sono messo rispetto all'anno scorso, perché sinceramente oggi non mi interessa, oggi la voglio fare, la voglio godere e basta. Oggi siamo qua per rimettere, sono qua per rimettere le cose in fila, vediamo se tutto gira per il meglio. A dopo. Grazie. Segui la grande. Vai gamba. Grazie. 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 Ehi. Villa Crespi. Qua ormai siamo sul lago, 3 ore 40, direi bene, morale alto, le gambe girano, in discesa si corre, in piano si corricchia e in salita si cammina. Questa è la ricetta di oggi. Grazie, grazie mille. Dai, 5 ore e mezzo, 37 chilometri, ci siamo quasi. Sì.
Sara. Super atleta. Super atleta. Che per iniziare si fa le gare da 100 km. E io prima di arrivare alla 100 fai la 10, fai la 11, fai la 12, un chilometro per volta. 3 km, 6 ore e mezzo di gara. Questa dovrebbe essere l'ultima rampetta per poi scendere giù diretti alla base vita. 43 ancora, 3-4 km. Si va bene, veramente. A deturpare il paesaggio, dai. Guarda, mi ero così a vedere il lago davanti. Sì. Base vita, 7 ore e un minuto, tutto bene. Grazie. 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 Sosta alla base vita. Sono cambiato completamente, calze compreso, tolto il parabraccia, tolto la cuffietta, il buff, come cavolo si chiama, vado sul fresco, ho tutta dietro, sono positivo. Adesso, appena riesco, pipì e si parte. Grazie Claudia. Prego, dai. Ciao. Dai. Ci vediamo stasera. L'Osmo? L'Osmo? L'Osmo non mi sta alle 7:30. Non so ancora come ti andare. Aspetta, se tu vai piano ti accompagno un pezzettino. E lo guardo nel frattempo. No, fa niente. Ciao! Ciao! Grande! 8 ore di gara. 50 km, primo dei tre vertical dopo la base vita. Caldo, ma va bene, con calma si va avanti. Oratorio della Madonna del Fonteggio, 700 metri. Quarna sopra, mezz'ora, al Paruschini, 1:15. Noi dobbiamo arrivare qui. Mazzoccone. Avanti, avanti, avanti. Mazzoccone, con te. Mazzoccone, quanto sei? 1.400. Ma ancora 700 metri di dislivello. Siamo a metà, dai. Avanti, avanti, avanti. Dura, ma avanti. 9 ore, quasi 53 km, quindi la metà è passata. Questo vertical è una mazzata. Veramente duro. Però si va avanti. Un passo dopo l'altro. C'era un cartello qui dietro che diceva che per arrivare alla cima del monte Mazzuccone ancora un'ora. Va bene, è un'ora sia. Avanti. Colle della Frera, 1120 metri. Monte Mazzuccone, sempre dritto. Hai fatto male? No, no, no. Vorrei prendere un po' di fiato. I think Nicolai is coming. Ok, Monte Mazzuccone. Sti cavoli. Ah. Il primo della vertical andava su.
come uno stambecco. Adesso tiro le scarpe perché da qui si scende. 10 ore di gare, 12 minuti, 57 chilometri. Bene, molto bene. Meteo buono. Adesso prossimo montarozzo da fare è il Monte Croce, che è il punto più alto, 1640. Un vertical anche lì, cioè no, vertical è un chilometro in piedi, salita impegnativa ma breve. La più dura è stata questa Monte Mazzoccone, però va bene, va molto bene. Dai, forza, avanti, avanti, avanti. Monte Croce, questa dovrebbe essere, sì, questa è l'ultima salita dura, poi discesona, Novesso e poi è tutto in discesa. 10 ore 51, 59 chilometri, via i bastoncini e si scende. 59 chilometri e mezzo, 11 ore, dovrei mangiare, ma non ce la faccio, anzi no, ce la devo fare. Passato al Pesacchi, 12 ore 64 chilometri e mezzo, mi sono fatto fare una piccola fasciatura ai piedi, al piede sinistro, perché sento un po' di fastidio. Hanno detto che non c'è sotto nessuna vescica, però per scrupolo hanno messo un po' di quella roba lì, disinfettante, e poi una garzetta. Va bene, pipì fatto, brodino preso, ora si va avanti. Novesso, questa è l'ultima fatica qui. Adesso ci sono solo discesa, non è che la cosa mi rincuori, però le tre cime sono andate, la parte difficile è fatta. Adesso via i bastoncini e avanti su ste rocce, avanti, avanti e ancora avanti. 66 chilometri, 12 ore 25. Al 70° chilometro, 13 ore 27, ci risiamo. Ci risiamo, cazzo. Credo che al ristoro mi potrei anche ritirare di nuovo. Poi basta. Basta gare lunghe. È scattato qualche cosa. Non lo so. Ho scontato la mia pena probabilmente, quindi non ho più lo stimolo per fare gare lunghe. Lungo periodo di riposo e poi ci si pensa, valutiamo. Dai, adesso ancora 11-12 chilometri, me la cammino tutta, sarà lunga, ma al ristoro ci devo per forza arrivare in un modo o nell'altro. Poi mi siedo e buonanotte ai suonatori. Deluso. Godiamoci almeno questi panorami. Fra 2,5 chilometri c'è un punto dove ci si può ritirare e anche questa storia finisce qui. È inutile, se non si
se non ci si sistema la testa è inutile fare queste gare. Al 70° mi avevano detto o ti ritiri qua, fra un'ora arriva la navetta, oppure fra 5 km c'è una tenda calda dove ti puoi ritirare. Ne ho fatti 11. Basta. Però guardate che cosa ho trovato. Altro che Cappella Sistina. Spettacolo, eh?